Adesso mi piaceva vedere tre quadri in rapida sequenza. Questo lo trovo uno dei quadri più affascinanti della storia, il Velázquez. È che qui ci sarebbero molte implicazioni, volendo, no? Beh, questo è il quadro più bello del mondo, quindi diciamo che Forse più completo anche dal punto per di me che vista. sono un nazionalista è stato abbastanza. Ero stato in Spagna nel 70, e naturalmente quando sei ragazzo, 70, si va a vedere il Prado, ma l'avevo visto questo quadro, non mi aveva fatto nessun effetto. Poi è vero che si cambia, quindi sono tornato nell'83-84 e 82, Sono sono una decina d'anni dopo. Lì ero più attrezzato e mi sono reso conto che esiste il più grande pittore del mondo, che non è né Giotto né Michelangelo né Caravaggio, ma è Velázquez. Velázquez è il più grande pittore del mondo. Così, con un certo Perché rispetto, Velázquez è il più grande pittore del a parte mondo? che lo si vede che guardando queste cose, la straordinaria semplicità e complessità di questa cosa, ma è il più grande pittore del mondo perché se uno più ne guarda la stesura pittorica e la composizione, lui riesce a tenere insieme una gittata che va da Giotto a Bacon, cioè tutto quello che la pittura ha fatto in 700 anni c'è in lui, c'è già o c'è già in questa pittura libera alla Manet, proto-impressionistica, ovvero c'è in alcune deformazioni. Nel Marte in riposo, che sembra uno dei personaggi di Bacon con il volto sfigurato, oppure ci sono delle composizioni come La fucina di Vulcano, che sono classicissime. Meraviglioso, sì. Poi c'è la fase iniziale in cui lui, con i suoi bodegones, è un vero erede di Caravaggio. Poi c'è questa fase qua, che io 30 anni fa lessi come teologia della pittura, perché in effetti qui siamo di fronte a un quadro. Poi c'è dentro Magritte, c'è tutto in questo qua. È impressionante. Allora, cosa sta capitando? Che noi, famiglia reale, siamo qua dove sono io Sì. e veniamo dipinti. Allora, per essere dipinti, io e mia moglie ci mettiamo davanti all'artista, il quale è quello lì che ha davanti la tela su cui sta dipingendo noi, che noi vediamo di dietro col telaio e la tela anche un po' sporca. E però noi due ci siamo lo stesso perché c'è uno specchio sul fondo in cui ci vediamo, quindi noi siamo qui là in fondo nello specchio. Quindi c'è Esatto. una cosa, da solo concepire questo gioco per cui il ritratto c'è di due personaggi che ci sono in quanto specchiati ma sono di qua, quindi la realtà vera è tutta implicata e accolta perché in quanto noi siamo specchiati ci siamo, quindi lui sta facendo vedere anche quello che non si vede nel quadro, non si vede semplicemente perché è davanti al quadro. Quindi, l'aldilà e l'aldiquà del quadro, già questo. Poi tutto questo in una stanza di Palazzo Reale in cui entra una luce, che è quella che gli consente di avere la tela che noi immaginiamo iniziata a dipingere per rappresentare noi che siamo là, e poi davanti ci mette questa Laspeniña, cioè queste bambine che non c'entrano un cazzo, che non entrano nel dipinto, perché il dipinto è di noi due, quindi sono. Insomma, è una cosa, uno, la Nanerottola, il cane, uno lo guarda e continua. È come se lui avesse voluto far vedere che poteva dominare il mondo, cioè quello che c'è, quello che non c'è, quello che è ritratto, quello che è dentro il quadro, quello che non entra nel quadro ma è dentro il quadro, per cui L'apologia poi della pittura è una come cosa dominatrice del impressionante. mondo. Cioè, quello che è dentro il quadro è quello che non ci deve essere, cioè quello che ci deve essere non c'è, e siamo nello specchio, quello che deve essere è dentro lo specchio, e poi è relativo. Però questo gruppo di persone davanti che dovrebbero essere protagonisti non sono un cazzo, Nel quadro chi non ci volete voi? sono. Passano di lì. Sì, passano di lì, sono dei passanti. E poi sul fondo c'è il re che guarda, si affaccia e dice cosa starà facendo quello stronzo di Velázquez. Poi intorno a tutti i quadri, e poi c'è altra cosa, qualunque cosa, se c'è dentro Vermeer, cioè tutto quello che tu vuoi c'è. Quindi in sé questo quadro è il più grande che lui ha concepito con una specie di intuizione così da brivido, da vertigine, una vertigine. Perché nel momento in cui lui ha immaginato di non far vedere quello che dipingeva perché ci fa vedere la tela dietro, ma di presupporlo, implicandolo nel coinvolgere la realtà che ha davanti attraverso lo specchio, beh, certo ha fatto qualcosa che ci. È dirompente, E a me quindi è un piace. quadro che non ha neppure il tempo
siamo verso 1650, ma potremmo appunto essere ai tempi di Manet, ai tempi di Magritte. Potremmo essere tranquillamente all'inizio del Novecento, sì. Potremmo essere nel 940-50, potremmo essere... Però è troppo, un quadro vertiginoso, è anche un quadro un po' irritante, perché uno lo guarda e sente che è veramente il pittore... Poi uno, perché veramente sai, questi pittori effettivamente sono un po' degli incapaci, no? Perché che fanno? Mettono uno lì, cioè Baciccio, Franz Hals, mettono uno lì, gli fanno un ritratto, cioè una specie di fototessere, cioè non fanno un cazzo, cioè non c'è un'idea in zucca, cioè fanno un bel quadro, fanno un po' di incarnato, cioè gli viene bene, insomma. No, questo qua cioè, è veramente un quadro filosofico, c'è cioè un pensiero infinito, una specie di volontà di dire, sai, io ti dipingo un trattato, ti faccio una... dipingo la finzione e la realtà insieme, cioè è un dipinto filosofico, che naturalmente non sono il primo ad avere interpretato come tale, perché non è che si nasconda, ma è una lezione a tutti quelli che, beh, forse solo Caravaggio, con appunto il dipinto visto prima, con il cavallo che domina, ha fatto una riflessione, cioè di questo tipo, pittori, certo, che pensano, ce ne sono, ecco, non tanti. Vogliamo dire che un pittore di grande successo, che probabilmente è l'espressione proprio del contrasto con Velázquez. Infatti la foto successiva è Rubens. No, questo è Pietro La Cortona. Ah, dov'è? Questo qui è Pietro La Cortona. Questo qui è Pietro La Cortona. Rubensiano, Rubensiano. Qui c'è il Ratto delle Sabine. Beh, qui ecco, siamo, interessante questo quadro qui, perché non ha la statura di Velázquez, e però si vede come nell'arco di 40 anni non ci sia più neanche la penombra del ricordo di Caravaggio. Cioè questo è un mondo che può avere qualche collegamento con Guido Reni, ma in cui non c'è la luce reale, però non ci siamo, c'è la realtà persi della Rubens. Strada. Eh? Però ci siamo persi Rubens. Non c'è, no, c'è una scenografia teatrale con dei templi, un obelisco, queste figure, cioè è un teatro formidabile, rutilante, in cui probabilmente c'è anche l'influenza di Rubens, ma di tutta quella realtà trovata nella strada, di dolore, di carne, sangue, non c'è più niente, cioè, tutto quello che Caravaggio aveva fatto è stato spazzato via ed è come dimenticato, perché ritorni un mondo ideale, classico, di romanticismo anche delle rovine, del mondo antico. Tra l'altro sembra che ci sia una immagine prima e una dopo il restauro, da come sono diverse quelle che vediamo. Però certamente Pietro La Cortona, che farà la meravigliosa volta gigantesca e plurima, tanto è piena di punti di Palazzo Barberini, è il barocco a Roma e la definitiva sconfitta del realismo caravaggesco. Quindi la vittoria ancora della tradizione, se vogliamo. Sì, beh, perlomeno dell'idea di un mondo ideale e di armonia e di riferimento in cui insomma tutto è ricomposto, che è quello che voleva il Bellori. Cioè si muovono perfettamente, si vedono anche i riferimenti a Bernini, all'Apollo e Daphne, però non c'è nessun elemento di disturbo, anche nell'atto così violento del Ratto delle Sabine, tutto però è come un grande sipario di teatro in cui tutto è rappresentazione, tutto è film, tutto è... Poi un altro grande protagonista, e qui abbiamo la mitica Ronda di Notte, quindi ecco, altro quadro celeberrimo, altro questo quadro. È un dipinto, sì, importante, quasi come la Spendina di Velázquez, perché... Qui ciò che resta di Caravaggio, che pur c'è ancora nella visione di Rembrandt che l'aveva visto, è il racconto di una realtà quotidiana. E qui gli abiti dei personaggi, i due comandanti che si muovono per strada, le luci artificiali, soprattutto quella della figura di bambina bianca che si muove, danno il senso di qualcosa che è il racconto della storia contemporanea. Mentre il mito domina in Pietro La Cortona e domina anche in Rubens, in Rembrandt c'è la contemporaneità. Lui è un narratore della contemporaneità, con chiaroscuri caravaggeschi, quelle bellissime luci delle lance in alto che attraversano la parte del fondale
E quello che gli preme è descrivere Amsterdam, l'Olanda, nel momento in cui si compie un atto pubblico, che è quello della ronda nella città, rappresentata in abiti contemporanei, con gli atteggiamenti e anche un po' il rumore della strada, questa frenesia di qualcosa che eccita, perché passano due rappresentanti del potere, insomma, è un dipinto... Io direi uno dei dipinti fondamentali del Seicento. C'è poi, sì, passiamo subito alle domande, Gabriele. Volevo solamente chiudere questo capitolo con un altro quadro di Rembrandt che sembra essere addirittura l'opposto del precedente. E io invece lo trovo estremamente interessante proprio per questa provocazione realistica in un certo senso. Come abbiamo fatto l'altra volta, me lo spiega come se fossimo a scuola? Sì, ma non è che adesso non ho spiegato fin qua. Sì. Però questo può essere spiegato in un modo che non ti direbbe nessuno, cioè con un treno. Allora, una notte verso il 1925, un ebreo lituano che amico di Modigliani, che è pieno di turmenti e di turbamenti, forse anche un po' drogato, sale in treno e parte da Parigi, dove era arrivato, lui veniva da Vilnius, per andare a Amsterdam a vedere Rembrandt, e si chiama Soutine, è un pittore che non si accomoda alle avanguardie, non si accomoda alla pittura dei cubisti, e sente l'esigenza di cercare la vita rispetto alla forma. E avendo guardato La sposa ebrea, avendo guardato alcune opere di Rembrandt, non gli basta la riproduzione e vuole andare a vedere il quadro che abbiamo appena visto, in cui si vede questa macelleria, questa, peraltro non del tutto inedita nella storia dell'arte, perché se ne erano visti dei frammenti proprio in Carracci e anche in Passerotti, cioè pittori di fine Cinquecento che avevano fatto delle macellerie, però c'erano anche gli uomini, mentre invece questo qui espone come se fosse un Cristo, quindi con tutta la sacralità del tema religioso, un animale che è stato squartato per essere messo e che da solo ci dà, un po' come la natura morta di Caravaggio, il senso di qualcosa di umano, anche se non c'è l'uomo, cioè di una vicenda straziante in cui l'uomo soffre, in cui e l'uomo è rappresentato in metafora in questo quarto anzi intero di bue, appeso, sanguinante, in questa orrida stanza in cui non c'è neanche un'ombra di un po' di luce che filtra per attraversare l'ombra, ma è come se vedesse una crocifissione. Allora Soutine ne sente quasi l'odore, sente questa cosa che è il punto di massima realtà nello spirito di Caravaggio che si potesse concepire da parte di un pittore fiammingo che prende questa cosa, non so come gli nasca l'intuizione, perché è talmente sgradevole, senza contenuto, se tu non riesci a intenderne questo strazio. E allora torna a Parigi e dipinge un d'après questo, che sono i celebri buoi squartati di Soutine. Però non gli basta, prende un bue vero e lo espone per poter avere il modello, e siccome però il bue vero ha il sangue che si raggruma, gli versa sopra del sangue per farlo diventare, cioè fa un'operazione di, come dire, rinfrescamento del sangue dell'animale, e viene fuori un d'après Rembrandt impressionante. Ecco, mi pare che l'esperienza di Soutine sia il modo migliore in quel viaggio notturno per spiegare come quest'opera fosse stata ipnotica, cioè fosse una intuizione che magari lui aveva visto in una riproduzione, ha voluto andare a vedere la materia, a vedere come i muscoli, i nervi, il sangue rappreso dessero forza a quest'opera che è potentissima, per farne una altrettanto potente, da essa ispirata,
senza tempo, perché sono passati 300 anni fra l'una e l'altra, e addirittura con la necessità di buttarle sopra il sangue per rendere ancora più vivida l'immagine. La cosa poi ha un ulteriore aggancio in tempi recenti. Siamo nel 72, io ero a Bologna e arriva in visita all'università un autore molto oggi considerato viennese che si chiama Hermann Nietzsche. Come no? Il quale fa un'altra operazione, questa volta un po' più alla Calvesi, cioè con dei riferimenti, cioè fa come il macellaio, prende un animale e poi fa colare il sangue dell'animale sopra un lenzuolo che diventa l'opera. E lì c'è questo senso del sacrificio, che è un sacrificio dell'animale, ma è anche non è mai veramente soltanto l'animale, quell'animale è l'umanità ferita, e questo c'è da Rembrandt a Soutine fino a Hermann Nietzsche. Però l'idea è così potente che nel prototipo di Rembrandt serve a dire qualcosa che ha a che fare con il dolore, la sofferenza, e qui soprattutto l'intuizione di prendere questo pezzo così che non avrebbe significato e farlo diventare tema centrale, protagonista del dipinto. Ecco come qui si può dire che siamo andati addirittura oltre Caravaggio. Però nell'intuizione di far assumere una dimensione sacrale a questo pezzo di animale, perché il pezzo d'animale in sé era già entrato nelle macellerie che prima ho ricordato. Quindi soltanto che lì in qualche modo era come un frammento di vita, perché tu vedevi i macellai, qui invece questo qui assurge un ruolo simbolico, è come se fosse una crocifissione. Ecco, questo è l'effetto che Rembrandt intende trasmetterci, con una carica potentissima di vita e di morte che rende questa pittura così solenne.